Le funzioni del dativo. Studiamo le funzioni e i costrutti del dativo. Ripassiamo anzitutto alcune cose sul dativo che noi già conosciamo. Insomma, ragazzi, scusate, ci troviamo un dativo in una versione. Il nostro problema adesso è solamente questo, no? Ci troviamo il dativo in una versione. Come possiamo tradurlo? Quali sono tutte le possibili utilizzi del dativo nella lingua latina? Anzitutto il dativo di termine. Il dativo di termine indica il destinatario dell'azione, dove termina l'azione, no? Ecco, per esempio, ci sono dei verbi transitivi, no? Che parlano di tre elementi. Il primo elemento è soggetto, il secondo è complemento oggetto, il terzo è il termine, no? Si dice in linguistica che sono trivalenti, no? Io ti ho mandato queste lettere, as ego tibi epistula misi, è un verbo trivalente, io soggetto, ho mandato, predicato verbale, queste lettere è il complemento oggetto, a te complemento di termini. Ci sono tre elementi che ruotano intorno all'azione di mandare, che sono io, le lettere e tu. No? Ecco quindi che in questo caso il verbo è trivalente e quindi il complemento di termine si rende con il dativo. Per questo motivo, qua dice che il complemento di termine diventa un complemento obbligatorio. È come se fosse, infatti, alcuni in linguistica lo chiamano oggetto secondo, oppure attante, per dire che è uno degli attori, no, di questa azione, no? Di questa, per esempio, l'azione dello spedire, ci sono tre attori, tre elementi, noi li ho chiamati così, o elementi, no? Che sono appunto il soggetto, il complemento oggetto e il complemento di termine. Poi il dativo di possesso, il dativo col verbo essere, che è in concorrenza col genitivo. Anche genitivo, l'abbiamo studiato la volta scorsa, esprime il possesso, l'appartenenza. Solo che lì il genitivo ha possesso e appartenenza con un nome, perché il genitivo di specificazione, chiamiamolo così, o di possesso o di appartenenza è dopo un nome. Qui invece il dativo di possesso è legato a un verbo. Il verbo essere esprime possesso, quindi di fatto noi lo traduciamo con avere. Il soggetto della frase è ciò che è posseduto, perché chi possiede nel dativo di possesso lo si esprime in dativo. Quindi diventa soggetto in italiano, quando noi lo traduciamo, lo volgiamo appunto in questo modo diventa soggetto in italiano, il verbo essere diventa avere e il soggetto diventa complemento oggetto in italiano. Ad esempio, lacedemonis duo erant reges. Duo reges è il soggetto latino, ma noi in italiano mettiamo come soggetto gli spartani, che invece il latino è al dativo, no? Gli spartani avevano due re, i latini è come se dicessero agli spartani erano due re, capite? È il concetto del dativo di possesso. Poi abbiamo il dativo di fine o scopo. Ecco, ricordatevi che il complemento di fine o scopo in latino può essere espresso o con il dativo, esempio, hic nuptis dictus est dies. Questo giorno, hic dies, dictus est, è il giorno fissato, nuptis, per le nozze, dativo di fine. Ma ricordatevi anche che il complemento di fine, oltre che col dativo, può essere espresso anche con ad più accusativo, abbiamo visto anche prima nella versione, ad più accusativo può rendere il fine, no? Oppure causa e grazia più genitivo. Il genitivo è preposto e causa e grazia sono posposti, nel senso che si trovano dopo il nome, causa e grazia. Poi abbiamo il dativo di vantaggio, che indica avvantaggio o svantaggio di chi si compie l'azione. Cui ergo ista didici, ad esempio. Per chi dunque ho imparato queste cose? Cui in questo caso è dativo di vantaggio. Tenete presente che il dativo di vantaggio può essere sostituito, insomma, volevo dire, il complemento di vantaggio può essere espresso anche da proprio ablativa, proprio ablativo, pro patria mori, no? Ad esempio, no? Quindi morire per la patria. Questo è il complemento di vantaggio espresso con proprio ablativo. Poi abbiamo il doppio dativo. Il costrutto del doppio dativo, sì, è costituito dall'unione del dativo di fine più dativo di vantaggio.
o svantaggio, appunto. Quindi facciamo degli esempi di doppio dativo. Tu nobis semper cordi fuisti. Tu ci sei sempre stato a cuore. Sei sempre stato a cuore. Sei sempre stato a cuore a noi. Si esprime con il doppio dativo. Dativo quindi nobis e dativo cordi. Doppio dativo. Ma possiamo trovare anche altre espressioni. Esempio, Cesar duas cohortes presidio castris reliquit. Cesare lasciò due coorti a difesa dell'accampamento. Poi abbiamo il dativo d'agente. Sappiamo che il complemento d'agente generalmente si rende con AOAB più ablativo. Tuttavia, quando abbiamo studiato la perifrastica passiva, abbiamo studiato che in quel caso il complemento d'agente viene reso con il dativo. E tenete presente che, a dire la verità, anche in altre occasioni, non solo con la perifrastica passiva, ma anche in altre occasioni, in altre frasi, i latini esprimevano il complemento d'agente semplicemente con il dativo. Ecco. Poi abbiamo l'attribuzione con aggettivi. La volta scorsa abbiamo studiato gli aggettivi che reggono il genitivo. Adesso invece vediamo gli aggettivi che reggono il dativo, spesso in alternativa con quelli del genitivo, no? Quindi abbiamo per esempio amicus, quindi amicus che è insomma anche sostantivo, non solo aggettivo direi. Comunque amicus può reggere il dativo. Vobis amicus esse possum, posso esservi amico, posso essere amico a voi. Amico, a noi piace riflettere sulla grammatica, vorremmo riflettere su questo. Qui ci ha messo amicus nella categoria di attribuzione con aggettivi. Dovete sapere che il termine amicus all'origine era un aggettivo che voleva dire amorevole, no? Rispetto a qualcun altro. Poi è diventato un sostantivo, no? È diventato sostantivato fino a diventare ormai per noi solamente un sostantivo. Utilis, ecco, utilis, anche utilis può reggere il dativo, quindi scientia, oratori, utilis est, ecco, quindi abbiamo il caso di un utilis che regge insomma il dativo, no? Oppure propensi, propensus, anche propensus può reggere il dativo. Omnes paci propensi sunt. Tutti quanti sono propensi, sono favorevoli alla pace. Oppure noxium, noxium agris, dannoso per i campi, est è dannoso per i campi, agris noxium est. Precipue, soprattutto dannoso per i campi. Dice Columella. Poi Apuleio dice peridoneum matri, maritum peridoneum matri, un marito del tutto idoneo alla madre, quindi vuol dire che anche idoneus può reggere il dativo, infestus, invisus, propitius, eccetera. Tutti questi sono aggettivi che possono reggere il dativo. Adesso vediamo i verbi con l'oggetto in dativo. Come già sappiamo, numerosi verbi richiedono l'oggetto in dativo, come i composti di sum. Ah sì, quando abbiamo studiato, per esempio, obsum, ecco, obes, essere d'ostacolo a qualcuno, abbiamo visto che regge il dativo. Ma abbiamo visto che praticamente tutti i composti di sum reggono il dativo. Poi, anche invideo, suadeo, persuadeo, parvo, favio, studio, eccetera, reggono il dativo. Tenete presente, ovviamente, che quando noi poi traduciamo in italiano, dobbiamo tradurre in lingua italiana. In lingua italiana noi diciamo invidiare qualcuno, non si dice invidiare a qualcuno. Ecco. Magari in dialetto si dice così, no? Ma in italiano si dice invidiare qualcuno. E così anche persuadere qualcuno, no? Risparmiare qualcuno. Parcere subiectis, no? Risparmia, risparmiate i sottomessi, no? Favio, favorire, studio. Impegnarmi, ecco questo è interessante, no? Studio infatti in latino non vuol dire essenzialmente studiare, etimologicamente studio vuol dire provare impegno, passione per qualcosa, ecco perché studio regge il dativo. Bene, in alcuni casi anche in italiano il verbo corrispondente a quello latino è intransitivo, per esempio noi diciamo essere utile a, dispiacere a, ma attenzione che spesso al verbo
transitivo latino che regge il dativo corrisponde in italiano un verbo transitivo, eh? Quindi state molto attenti a tradurre bene. Abbiamo un elenco di verbi appunto che reggono il dativo, qua vedete questo elenco, il passivo impersonale con i verbi con l'oggetto in dativo. Ah sì, ora c'è un piccolo problema, sì. Abbiamo detto che risparmiare qualcuno è un verbo, insomma, che regge il dativo. È così come persuadere qualcuno, eccetera. Ora noi potremmo chiederci, e se io invece volessi esprimere una frase del tipo sono risparmiato da qualcuno, quindi sono salvato da qualcuno, oppure sono persuaso da qualcuno? Cioè questi verbi ce l'hanno il passivo. Non possono avere il passivo personale. Dal momento che non reggono l'accusativo all'attivo, non possono avere il passivo personale. Possono avere solamente il passivo impersonale, come ce l'hanno anche certi verbi intransitivi, no? Noi fino adesso abbiamo visto, non so, proficiscitur, si parte, no? Ventum est, si venne, si giunse, o per ventum est, eccetera. Bene, possiamo trovare anche questi verbi, ovviamente, al passivo impersonale. In questo caso che cosa succede? Succede che abbiamo sia il complemento d'agente sia il dativo retto dal verbo, che il verbo continua sempre a reggere il dativo anche nel passivo. Vediamo una frase di questo tipo, giusto per capirci, perché purtroppo adesso queste frasi le troveremo nelle versioni, quindi dobbiamo essere in grado di tradurle. A multis divitibus invidetur è una frase che non si riesce a tradurre letteralmente. Provo a farvi la astrusa traduzione letterale. L'astrusa traduzione letterale sarebbe la seguente: da molti, da parte di molti, si porta invidia ai ricchi, è portata invidia ai ricchi. È chiaro che per tradurre bene queste frasi conviene volgerle all'attivo. Pertanto, il complemento d'agente diventa il soggetto. È chiaro, scusate, volevo dire che non riusciamo a tradurre letteralmente queste frasi e che dobbiamo cercare di renderle in un modo coerente, insomma, con l'italiano. Questa frase, per esempio, potremmo tradurla così: i ricchi sono invidiati da molti. Come vedete, quindi, l'abbiamo resa personale, scusate, non abbiamo resa attiva, l'abbiamo resa personale. In questo caso, quindi, divitibus, che era il dativo retto dal verbo, diventa soggetto. A multis, che era dativo d'agente, rimane dativo d'agente, ma il verbo, che era passivo impersonale in latino, diventa passivo personale in italiano, no? Altri esempi: militibus laborantibus succurri non potuit. I soldati in difficoltà non poterono essere soccorsi. Anche questa è una frase che letteralmente non possiamo tradurre. Da parte dei soldati non si poté venire in aiuto a quelli in difficoltà. Davvero assurda renderla così letterale. Verbi con doppia costruzione e stesso significato. Ci sono alcuni verbi che possono avere sia la costruzione col dativo, quindi magari beh, costruzione intransitiva, no? Sia la costruzione magari con l'accusativo, quindi transitivi, no? E questi verbi mantengono lo stesso significato. Quindi io posso dire donare qualcosa a qualcuno, esattamente come in italiano, no? Donare qualcosa a qualcuno, quindi donare aliquid aliqui. Esempio: tibi dono librum, librum tibi dono, è molto simile all'italiano. Ma i latini hanno un'altra costruzione, una costruzione del tipo ti premio, ti gratifico con un libro, no? Nel senso che il verbo donare può anche reggere l'accusativo della persona a cui si dona e l'ablativo della cosa donata. So se mi sono spiegato. Quindi, oltre alla costruzione simile all'italiano, con non so, l'accusativo della cosa donata e il dativo della persona a cui si dona, c'è anche la costruzione con l'accusativo della persona a cui si dona e l'ablativo della cosa donata.
E circundo si comporta esattamente come dono. Dono e circundo hanno queste due costruzioni. Poi c'è il verbo vestire, rivestire, o che è induo, o il verbo opposto, exuo, che vuol dire svestire, togliere. Anche questi verbi hanno queste due costruzioni. Io posso dire vestire qualcuno con... Qui direi che la seconda costruzione che è più simile all'italiano. Vestire qualcuno con una giacca, con una veste, con una tunica, ecco. E quindi dirò un induo aliquem tunica. Quindi la persona che io vesto è in accusativo e la cosa con cui lo vesto è in ablativo. Ma posso anche dire induo tunicam aliqui, come se io dicessi, insomma, non so se riesco a renderla letteralmente in italiano, no, no. Io metto una tunica a qualcuno, ecco, come se dicessi metto una tunica a qualcuno. È la stessa cosa per exuo. Poi abbiamo mitto, scribo e respondeo, che hanno due costruzioni. Una con l'accusativo della cosa da mandare e il dativo della persona a cui la si manda. E l'altra invece con l'accusativo della cosa mandata e ad più accusativo della persona a cui la si manda, no? Quindi sempre accusativo della cosa, ma la persona a cui la si manda, oltre che in dativo, la possiamo esprimere anche con ad più accusativo. Poi, aufero, eripio, de detrao, portar via, togliere, hanno svariate costruzioni. Quindi, portar via, noi diremmo qualcosa a qualcuno, quindi accusativo della cosa o della persona sottratta a qualcuno col dativo, ma anche, vedete, con ao ab più ablativo. Quindi sempre l'accusativo della cosa o della persona sottratta, ma ao ab più ablativo della persona a cui si sottrae. Iungo, coniungo, anche iungo e coniungo ha due costruzioni. Unire, congiungere qualcuno con qualcun altro, con qualcun altro lo posso dire in dativo o cum più ablativo. Poi però attenzione, ci sono dei verbi che cambiano significato a seconda del costrutto. Ad esempio, cavere, consulere, provvedere, temperare, timere, vacare, oltre alla costruzione col dativo, magari quindi in transitiva, hanno delle costruzioni transitive, quindi con l'accusativo. Una cosa strana, particolare, che c'è solamente in latino, è il dativo di relazione o del punto di vista, che indica in relazione a chi o a che cosa va relazione espressa dal predicato. Questo dativo, detto dativus judicantis, marca il punto di vista di chi giudica l'azione, cioè da parte di chi. Per esempio, dal punto di vista di, ecco, il dativo di relazione indica dal punto di vista di, per esempio, victoribus omnia iucunda sunt, tutto è bello per i vincitori, sed non victis, ma non certamente per i vinti o per gli sconfitti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.